Rolex Sea Dweller Double Red, l'icona dell'orologeria subacquea. Il Rolex Sea Dweller Double Red, concepito come evoluzione del Rolex Submariner, è il risultato della collaborazione tra Rolex e i tecnici sommozzatori della Comex, società di perizie marittime, una delle più importanti società di immersioni professionali degli anni 60 e 70. Per svolgere queste missioni, i subacquei dovevano utilizzare una tecnica chiamata immersione in saturazione, che prevedeva l'uso di una miscela di gas contenente elio. Questo gas, estremamente leggero, tendeva a penetrare nelle casse degli orologi durante l'immersione. Durante la risalita, le particelle di elio intrappolate all'interno dell'orologio provocavano un aumento di pressione, causando l'esplosione del vetro, poiché non avevano modo di fuoriuscire in sicurezza. Per risolvere questo problema, Rolex sviluppò un'innovativa valvola di sfogo dell'elio, un piccolo dispositivo che permetteva alle particelle di elio di fuoriuscire dall'orologio durante la decompressione, senza compromettere l'integrità del vetro o della cassa. Questo sistema fu inizialmente implementato sui modelli Submariner personalizzati per la Comex, tra cui il Submariner REF 5513. Il successo di questi primi modelli portò Rolex a creare una nuova referenza, la 5514, destinata esclusivamente alla Comex e non disponibile per il grande pubblico. Nel 1967, il successo ottenuto con i modelli per la Comex spinse Rolex a sviluppare un nuovo modello destinato ai subacquei professionisti e agli appassionati del grande pubblico, il Rolex Sea Dweller REF 1665. Questo orologio, capace di raggiungere una profondità di 610 metri, 2000 piedi, triplicava la capacità di immersione del Submariner, segnando un importante progresso nelle tecnologie subacquee. Uno dei modelli più iconici del Sea Dweller è il Rolex Sea Dweller Double Red, chiamato così per le due linee di testo rosse presenti sul quadrante. Queste scritte riportavano la dicitura Sea Dweller e Submariner 2000. Oltre alle sue straordinarie capacità tecniche, il Rolex Sea Dweller Double Red è apprezzato per il suo design. Il quadrante nero opaco, le due righe di testo rosso e l'assenza della lente Cyclops sopra la data conferiscono a questo modello un aspetto robusto e professionale. Questi dettagli, insieme alla cassa in acciaio inossidabile e al bracciale Oyster, rendono il Double Red un orologio che unisce funzionalità e bellezza in modo unico. Il Rolex Sea Dweller Double Red è oggi considerato uno dei modelli più ricercati dai collezionisti di orologi vintage.